Come si spiega l'educazione ambientale ai ragazzini? Cosa si dice? Cosa si dirà? Ma io la imposto come una chiacchierata, come un ragionamento a voce alta su quello che è il discorso dei rifiuti che riguarda tutti quanti noi. E io dirò qualcosa, darò qualche consiglio, ma mi attendo anche, come succede sempre, che loro diano spunti a noi, perché loro sono i cittadini del futuro e soprattutto hanno quella libertà di pensiero e di parola, quindi anche correggere qualche atteggiamento sbagliato che vedono fare a casa, al papà, alla mamma, che poi possiamo essere ciascuno di noi, ci può dare un incentivo a migliorare questo che è un importante metodo di raccolta che va fatto non solo a casa ma anche negli istituti, negli uffici. Infatti grande ruolo ha sia la scuola che il comune, come in questo caso. E quindi diciamo un sensibilizzare i bambini verso un senso civico, che è quello di fare la raccolta differenziata per un bene di tutti, per l'ambiente in particolare. Certo, assolutamente sì, sensibilizzare e poi fare capire che fare la raccolta differenziata è bello perché ci salvaguardia tutti quanti a livello di salute, vantaggioso perché riduce i costi, quindi ci rimane qualche soldino in tasca che loro possono spendere, loro e le loro famiglie, in altre attività. È un dovere perché noi dobbiamo rispettare disposizioni regionali, nazionali e soprattutto europee che ci impongono alcuni standard, alcune percentuali, e soprattutto è una buona prassi perché alcuni rifiuti speciali, pensiamo agli elettrodomestici, agli pneumatici o ad altra materia di questo genere, se non correttamente smaltita diventa pericolosa e anzi alimenta anche delle persone che hanno tutto fuorché buone intenzioni.